Cilento TV, progetto Opera. Puoi guardarci da qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet, PC, notebook, smart TV. Cilento TV, sempre con te, in qualsiasi luogo, da casa, dall'ufficio, in mobilità, in Italia o all'estero. Seguici in qualsiasi momento, in diretta streaming oppure on demand. Cilento TV, progetto Opera. Marina di Camerota. Cilento TV, come vuoi, quando vuoi, dove vuoi. Eccoci qui alla Fondazione Alario, abbiamo organizzato una seconda edizione della una bellissima giornata con gli amici di Titanca e BeSafe Group, organizzato dal Consorzio Cilento di Qualità. Un momento di aggregazione, un momento di confronto e anche di scoperta. Oggi ci hanno insegnato qualche trick, qualche spunto su come gestire le nostre aziende, come lavorare al meglio e produrre maggiormente nel settore turistico, ovviamente alberghiero ricettivo. La presenza è stata abbastanza numerosa nonostante le difficoltà del tempo e delle strade, e ci fa grande piacere. Ringraziamo Cilento TV per essere presente qui e poter comunque far vedere anche chi è a casa quello che abbiamo fatto, un'azione di formazione che è importante per crescere come aziende. Questa bellissima location, che ringraziamo la Fondazione Alario e il Dottor Chirico, vi presento adesso Marco Baroni di Titanca, che oggi ci ha fatto un paio di interventi, un paio di speech con Riccardo Viroli, che ci hanno dato grandi spunti. Marco, ti passo il microfono. Grazie mille per Luigi. Ma allora, che dire, è il secondo anno che torniamo in questo fantastico territorio, siamo in una location nuova e devo dire che oggi la partecipazione è stata veramente veramente alta, tant'è che non c'erano più sedi disponibili. Questo cosa denota? Denota interesse, voglia di crescita e desiderio di fare meglio, no? Veniamo da anni veramente difficili, dal 2020 abbiamo vissuto un po' di tutto e il turismo è stato veramente martoriato, però i piccoli imprenditori o comunque le realtà dei territori hanno deciso di reagire e lo fanno nel migliore dei modi, perché la struttura comunque va aperta ogni anno, però un conto è aprirla con poche soddisfazioni commerciali, senza dare un servizio adeguato all'ospite, oppure studiare, lavorare, impegnarsi, fare nuove attività, ottenere il massimo risultato commerciale e ovviamente far crescere il territorio. Per far crescere un territorio oggi la ricetta è sicuramente innovarsi, ma lavorare di gruppo. In questo Cilento di Qualità è uno strumento fondamentale, quindi io invito a tutte le persone che ad oggi non fanno parte del consorzio a aderire al consorzio, a contattare Pierluigi, Sandro, tutti i referenti, perché soltanto crescendo insieme, facendo crescere il territorio, allora può migliorare l'offerta turistica globale, perché da soli non si va da nessuna parte, in gruppo si può costruire qualcosa. Poi è normale che ognuno debba avere la responsabilità della propria azienda, della propria famiglia, della propria attività commerciale, ma condividere informazioni, condividere strategie e far crescere un territorio, perché alla fine tutti vendiamo questo territorio, tutti siamo all'interno di questo contesto, è l'unico modo, il modo migliore per ottenere il massimo dei risultati. Penso che oggi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo messo un piccolo tassello e ringrazio veramente tutte le persone che hanno partecipato, perché insieme possiamo fare cose interessanti e, perché no, do già l'appuntamento all'anno prossimo e che torneremo con grandissimo piacere. Grazie mille a tutti. Parto con un ringraziamento a Cilento di Qualità che ci ha portato questo Road to Summer per il secondo anno. È sempre bello venire, l'accoglienza che fa parte del nostro settore, che però non è mai scontata, di aver ritrovato ormai amici e persone su cui confrontarsi, e per cui è veramente sempre un piacere. Dico che quest'anno ho visto grandissimo interesse dal punto di vista degli associati, stanno affrontando dal 2020 in avanti stagioni sempre diverse, con tipologie di strategie da mettere in atto completamente nuove per alcuni aspetti. Il fatto che noi possiamo raccontare tecnicamente cosa sta evolvendo nel mondo digital, dove si fa oggi il 90% della vendita dei soggiorni, e avere un pubblico, diciamo così, attento, caldo e comunque interessato anche a andare delle volte nel tecnicismo, quindi capire che cosa sta evolvendo dal punto di vista proprio digital, che parte dai telefoni che abbiamo in tasca fino ai grandissimi algoritmi del mondo Google e Facebook, e poter evolversi sotto questo punto di vista, perché andare a acquisire clientela significa soprattutto questo, perché i territori sono meravigliosi, le persone sono splendide, ma poi la gente deve conoscervi e quindi arrivare a voi. Per cui un appuntamento da ripetere anche nel 2025, e un ringraziamento, ribadisco, va a tutti gli associati e l'organizzazione. Cilento TV è in assoluto la televisione del Cilento.
La programmazione di Cilento TV, 24 ore su 24, è generalista. Informazione locale, provinciale, regionale. Programmi politici, programmi di sport, musica, attualità, cultura, intrattenimento, economia, turismo, scuola, eventi. Tutto unicamente subordinato al territorio del Cilento. Cilento TV Progetto Opera, grazie alle convenzioni stipulate con imprenditori, enti e comuni, diventerà ben presto un aggregatore di forze e risorse per un territorio che attende da anni uno sviluppo concreto. È statisticamente provato che un emittente locale contribuisce all'incremento della cultura territoriale e alla crescita economica e sociale della popolazione. Cilento TV Progetto Opera. Tutta nata storia. Infoline 320 21 26 467.